Nattiniani, benvenuti in questo nuovo video, una nuova video reaction su un servizio delle Iene. Questo servizio parla di un tale Eros Luxor, noto per delle forme muscolari un po' poco naturali e tanto oleose. Quindi andiamo a vedere insieme questo servizio, se ne già sta parlando, insomma, sul web. Non ho ancora guardato niente, ho paura di vedere quello che mi aspetta, ma stanno già nascendo non poche polemiche a riguardo. Gravi, gravissimi problemi mentali e di dismorfismo corporeo, quello di cui parlava Flavio, è un piccolissimo utilizzo locale che utilizzano alcuni culturisti, che poi da quello che ho capito ormai non si usa neanche più Sintol. Alcuni culturisti in passato hanno utilizzato il Sintol, come Milos Sarchev, che è il primo che ha detto che il Sintol gli ha rovinato la vita e la carriera. Li avevamo messi alla prova. Stefano. Genio del marketing, lui faceva video dove si partiva dalla sua fisicità, qualche gag, e poi sponsorizzava l'apertura del suo centro fitness. E qua voleva le Iene, e le Iene sono arrivate, cioè... Per il momento mi sembra un super troll, ma ribadisco, a livello di marketing, top, bella per Eros. Non è così, perché il Sintol va dentro il muscolo, quindi anzi, irrigidisce i muscoli tanto che possono andare in necrosi e necessita quindi l'intervento di un chirurgo che taglia il braccio, quindi non è che chi si fa di Sintol è mollo. Ora ho capito perché tanti si sono incazzati per questo servizio. Speravo non arrivasse a tanto, vediamo dove va a parare. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di Eros, cosa ne pensate di questo servizio. E vi ricordo come sempre che se volete essere seguiti da me basta cliccare link in bio, consulenza gratuita. E come sempre, tra le varie cose che è gratis anche l'utilizzo del mio codice sconto Teotin su Prozis, che ti consente il 10% di sconto e un sacco di regali ghiotti in omaggio. E non solo, se vi mandi lo screen dell'ordine sul mio direct di Instagram, ti seguo come profilo e resto a disposizione per qualsiasi consiglio, sia sull'integrazione che in generale sul tuo percorso in palestra. Cioè, si stanno anche scocciando, perché davanti al palese tu neghi l'evidenza e chi ti sta attorno è anche scocciato per questa situazione. Però tanto una bella pubblicità alla palestrina, che tanto ci teneva il nostro amico Eros, la sta facendo per l'ennesima volta grazie alla sua fisicità. Servizio, come dissi anche l'altra volta, abbastanza insipido. Cioè, perché ragazzi, mettiamoci... Cioè, voi siete appassionati di bodybuilding, voi nattiniani guardate questo servizio con un certo tipo di occhi, ma dovete capire che su Italia 1 le Iene lo guardano anche la maggior parte delle persone che non conoscono questo mondo e si fanno un'idea che il bodybuilding sia anche questo. Cioè, già nel fatto che nel servizio si accosta la figura di Eros alla figura dei nostri amici di Gym Talk, natural bodybuilding, bodybuilding con olio e senza olio. Cioè, Eros non è un bodybuilder, non gareggia, non ha in questo momento assolutamente un fisico da bodybuilder, perché è sproporzionato per il palese uso di olio che poi ha ammesso ovviamente di aver utilizzato, anche perché ragazzi, cioè, vabbè, dirai, c'è gente che dice che è natural. Quindi spero che questa reaction vi sia piaciuta. Come sempre ci vediamo al prossimo video, ce ne saranno alcuni particolarmente ghiotti, quindi veramente iscriviti al canale che ne varrà la pena. E come sempre, sempre viva i nattiniani!